Sì, pronto? Sì, buongiorno, pronto, e buona padania a tutti. Sai cosa dicevano i nostri vecchi ancora nel dopoguerra? Dice, altro che portare sulla cultura. Dice, l'abbiamo sfamati e spidocchiati che venivano su con le croste, mi dispiace, ma è questo la verità, dice. Che non sapevano dove andare a lavorare, venivano su con l'ardire di insegnare la lingua. Non solo, io riconosco un solo tipo di cultura che hanno portato loro. Non solo da noi, in Europa che lo vediamo, in America, la cultura mafiosa, signori, questo hanno portato loro. Mafia e mafia tuttora c'è. Purtroppo questa è la verità. Buon ti ringrazio. Ciao, ciao, grazie, buona padania, pronto. Le telefonate viaggiano alla grande, quindi bisogna assolutamente dare spazio a voi. Pronto? Fine, pronto. Ecco qua da Torino, ma l'intervento di quell'animale, perché più che animale si tratta. Sudista ci dice che Garibaldi non ha unito l'Italia, ha diviso l'Africa, e più vai giù peggio diventano, che sono le due constatazioni immediate che posso fare tutto il mondo. Ma cosa sono venuti a fare veramente qua? A rubare, a ammazzare, a occupare dei posti nell'amministrazione comune, anzi, pardon, comunale, perché qui ne abbiamo gente che non sa leggere, scrivere, neanche parlare, esce fuori con delle perle tipo lo vuoi imparato, escilo fuori, fai attento, questo è l'italiano che sanno loro. E chi li ha messi in quel posto lì? I bravi comunisti, perché è stato un interscambio, qui a Torino è così, arrivavo dal sud con una mano davanti e l'altra di dietro, si trovava nel comune che non sapeva neanche leggere, scrivere, non sapeva neanche darti un'indicazione, non sapeva neanche parlare. E quel posto lì l'ho ottenuto dal comunista, e quindi c'è un voto di interscambio. I tamarri votavano i comunisti facevano venire sui tamarri. Ecco spiegata la situazione di Torino e in particolare anche del Piemonte. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie, buongiorno. Unico commento, minchia, magari anche il tizio che ha parlato lo capisce, Padania libera. Poi naturalmente noi diciamolo che tutti gli interessi che la Lega fa per la Padania non li fa solamente, cioè li fa per tutti, li fa anche per i tanti meridionali che sono residenti in Padania e che, ricordiamocelo, molti dei quali hanno anche dato fiducia alla Lega e la danno costantemente, quindi bisogna sempre poi tenere in considerazione, dividere tra quelli che sono persone che sono venute a lavorare, a impegnarsi, tra invece quelli invece che sono venuti a fare i cosiddetti parassiti. Pronto, buona padagna. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io la voglio informare di una cosa, no? Io sono un calabrese, però mi deve dare il tempo di parlare. Sì, non cerchiamo di essere il più sintetici possibile per dare spazio a tutti. Mi ha dato tanto tempo di parlare, posso dire anche la mia, no? Sì, certo, ci mancherebbe. Io sono un pacifista. Perché voi fate questa guerra tra nord e sud, questo casino? Ma voi portate alla disperazione a gente, ma voi lo capite che in Alta Italia ci sono migliaia, per non dire centinaia di migliaia di calabresi, no? Che si incazzano. Cosa fanno? Farete la fine dei topi. Guardi, se questo qui è il modo di rispondere, ripeto, anche perché noi siamo stati assolutamente, abbiamo dato spazio a tutte le telefonate, siamo stati anche corretti diciamo così, dividere poi quelli che sono le persone meridionali che sono venuti qua al nord a lavorare e che molti dei quali votano la Lega, da qua invece parassiti, arroganti. Andare avanti a leggere gli sms che sono tantissimi. Pronto? Pronto, Padania sì. Libera. Padania Libera. Sono Laura, telefono da Brescia. Ciao. Volevo, Laura. Io sono sul lavoro, ma ho un momento per telefonarvi per dirvi anche la mia. Io sono scandalizzata da questi meridionali. Perché io vi porto la testimonianza che lavoravo, io sono un'infermiera, adesso sono in pensione, lavoravo in ospedale. E ogni sei mesi mi arrivava la carovana del sud. Insomma, non erano capaci di fare niente. Prelievi non ne sapevano fare, terapie non ne sapevano fare. Quando dovevano aiutarmi a pulire gli ammalati, sbottavano. Addirittura una se n'è andata a Lecce perché lei voleva, quando faceva la notte, il letto per dormire. Un giorno che ero in servizio mi ha telefonato confermandomi che a Lecce ha trovato 3 mesi di lavoro con letto per dormire. Un giorno le chiesi al figlio di un mio paziente, ma come fanno la scuola di infermieri giù al sud? Mi ha detto, signora ha ragione, 3 mesi di scuola non fanno pratica e poi le buttano fuori.
questa è la mia testimonianza che ho vissuto io, Padania Libera sempre. Padania Libera sempre, noi lo ricordiamo che non è che la Lega ce l'ha con i meridionali, ce li ha con tutta una serie di parassiti che ci sono al sud, ce ne sono tantissimi, perché abbiamo visto Rosanno con un 40% di disoccupazione a sud Italia, questi qui chissà perché c'è la disoccupazione, poi chiamano gli extracomunitari a raccogliere le arance e fare tante altre cose, tanti altri lavori. E anche al nord, dove ci sono dei parassiti, dove purtroppo si sono infiltrati in tante istituzioni, in tante aziende o meno, dove creano, anziché produrre, di fatto invece creano un rallentamento. Questo è chiaro, però non è che la Lega ce l'ha con i meridionali, l'abbiamo detto tante volte, ci sono tanti meridionali che votano la Lega, che ci sostengono, che ci danno fiducia, che hanno capito loro, vivendo qua, quante ingiustizie ci sono, e il caso di Rosanno è quello che ha fatto esplodere in tutta la sua immensità quanto la Lega dice da tantissimo tempo. Poi chiaramente non si può pretendere che, avendo il ministro dell'interno, tutto cambi dall'oggi al domani. Pronto? Sì, ciao, sono Michelangelo Trigo. Ciao, ciao. Volevo invitare il calabrese, per fortuna ha chiamato il primo calabrese, che dimostra che ogni tanto c'è anche qualcuno col cervello anche al sud. Volevo invitare il secondo calabrese, se vuole, a venirmi a trovare, così discutiamo pacificamente. Non so, magari se lui mi regala una busta con i proiettili, io gli regalo una testa di coniglio mozzata, ecco, c'è un interscambio culturale. Va bene. Questa gente non ha ancora capito che noi siamo disposti anche a crepare. No, ma poi questo cervello deve capire che la Padania, se si incazza, sono dolori, altro che... Guarda, io ho 27 anni, ma non me ne frega un cazzo, io sono disposto anche a crepare se è il caso. Ti saluto. Ciao, buona Padania.